È continuato anche nel 2016 il cammino di risparmio e di efficientamento intrapreso dal Consiglio regionale negli ultimi anni. Lo ha sottolineato il presidente dell'Assemblea legislativa piemontese insieme ai componenti dell'ufficio di presidenza nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. Il completamento dei costi del percorso finalizzato ad efficientare i costi della politica è merito di ogni singolo consigliere, perché se ogni singolo consigliere non avesse dato il suo contributo e non avesse fatto la propria parte, la comunità piemontese poteva tranquillamente consegnare ai consiglieri regionali cifre dei 9, 10, 11 mila euro. Invece è stato efficientato al massimo. Adesso il percorso è completamente finito. Chiaramente stiamo lavorando per dare sempre più trasparenza ai nostri comportamenti, alla tracciabilità di tutte le iniziative e rendere, come dico sempre io, questo palazzo completamente di vetro. Abbiamo voluto dare invece come comunicazione istituzionale obiettivi chiari e specifici e precisamente sugli stili di vita, le buone pratiche e sui diritti civili, diritti umani. Che significa? Significa divulgare, spiegare, comunicare affinché il singolo, il cittadino abbia sempre più consapevolezza del ruolo che ha all'interno della società. Nel 2016 l'Assemblea si è riunita 72 volte e ha prodotto 27 leggi e 56 deliberazioni. 37 i progetti e disegni di legge presentati, 297 le riunioni di commissione. Grazie all'attività di comitati e consulte, il Consiglio regionale si è poi aperto al territorio, alle scuole, agli amministratori e alle tante associazioni che operano nella regione. La Consulta europea si è mossa in questa direzione con un successo enorme, 3.000 i giovani coinvolti, una formazione ampia non soltanto con i giovani ma anche con i docenti e poi un grande lavoro fatto su tutto il territorio piemontese a favore degli amministratori locali che devo dire hanno risposto come sempre con grande entusiasmo. Quindi direi che gli obiettivi della Consulta europea sono stati raggiunti e c'è già la programmazione per il nuovo anno che va nella stessa direzione. Certa che i numeri aumenteranno ed anche l'interesse, perché l'Europa è un riferimento, lo è per i nostri ragazzi e lo è per gli amministratori. Come Presidente del Comitato per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi costituzionali, questo è stato un anno davvero impegnativo. La cosa più importante è stato il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito civile per il Piemonte per i 20 mesi di lotta partigiana. Non era mai successo nella storia del Paese che una regione avesse questo riconoscimento. Il fatto che il Presidente della Repubblica personalmente sia venuto ad apporre la medaglia d'oro sul nostro gonfalone qui a Palazzo Lascari è stato davvero un momento di grande commozione.